Allora, non so come dirlo. Parto con le cose un po' più semplici, cioè Forza Juventus. Forza Juventus è la cosa più semplice che posso dire in questo momento. Buon sabato, anche, mi sembra una cosa facile da dire. E poi arrivo alle cose un po' più difficili. Ve lo voglio dire nel modo più terra terra possibile. Mi sto cagando addosso. Me la sto facendo sotto. Ho una paura terribile. Terribile. Ieri mi sono anche ascoltato la conferenza stampa di Tudor, ragazzi miei, e mi pare che Tudor sia arrivato a Roma, alla Lazio, con tanta voglia di fare, con anche un bel bagaglio di cose da passare ai suoi ragazzi. La speranza in questo momento è che Tudor possa aver avuto poco tempo a disposizione per passare tutto. È inutile stare qua a dire la Lazio ha fatto tot gol, prende gol in quei minuti, al centrocampo e fa i palleggi e la palla va là, perché hanno cambiato allenatore. Affrontare le statistiche non serve a niente. Perché oggi sì, ricomincia tutto, è una sorta di reset, no? Per la Lazio. Quindi proprio non ha il minimo senso stare qui a guardare quello che ha fatto Sarri nelle ultime partite o comunque più in generale in questa Serie A. Non ha senso. E allora concentriamoci su di noi. Perché questo è il mantra da fine alla fine, eh? Da qui all'ultima giornata, il mantra è questo: 9 partite, 27 punti. Ne abbiamo 8 di vantaggio sulla quinta, che è la Roma. Ne abbiamo virtualmente 9 sulla sesta, che è l'Atalanta. Virtualmente perché l'Atalanta dovrà recuperare la partita con la Fiorentina. Ci sono tanti scontri diretti nel mezzo, sia per noi che per gli altri. Noi abbiamo un calendario tosto, la Roma ha un calendario difficile. E ora inizia un mini torneo da 9 partite in cui dobbiamo nemmeno vincere il campionato di questo torneo da 9 partite, ma non retrocedere. Mi sembra quantomeno una scelta da fare di cuore, principalmente, perché oggi non serve nemmeno a niente mettersi qui a dire speriamo che la squadra faccia sta partita qua, che lei... Guardate, l'unica cosa che bisogna dire in questo momento ed è anche disgustosa. È anche disgustosa questa cosa da dire. Anche fare 0 tiri in porta, anche subire 100 tiri in porta, anche fare il 12% di possesso palla, anche fare il 90% di possesso palla alla nostra metà campo, bisogna portare a casa dei punti. Devi fare dei punti. Perché? Perché il progetto tecnico di Allegri è destinato a finire. 9 partite più 2 di coppa, speriamo una in più, una terza, che sarebbe una finale, ma ora è tosta, ora è tostissima. 11-12 partite al massimo e sta stagione finisce. Tu devi fare una cosa, arrivare nella Coppa dei Campioni. Un obiettivo che sembrava una barzelletta, fino a 2 mesi fa, una barzelletta. E invece eccoci qua, perché ormai non sono più sicuro che la Juve possa vincere delle partite. Cioè, se guardo il calendario della Juve, dico, cavolo, sono tutte toste comunque. Pensi banalmente, vabbè dai, col Cagliari vinco, devi andare al Sant'Elia, col Cagliari che è in zona retrocessione, magari te la fanno sudare, magari ci credono più di te, magari sono anche più organizzati di te, magari sono più in forma di te, magari corrono più di te, magari stanno meglio fisicamente e mentalmente di te. Non c'è niente di scontato, è per quello che vi dico, purtroppo, la Juve deve fare dei punti. Stop. E non è che sia contento di essere qui a dirvi, vabbè, la partita non analizziamola. Che perché, non so se ci avete fatto caso, quest'anno di analisi delle partite, credo di averne portate due, ed erano le prime partite dell'anno, e sono state Udinese-Juventus e Juventus-Lazio, tra l'altro. Perché erano due delle partite con più spunti tattici, in assoluto, di cui discutere. Perché non vi porto più le analisi delle partite? Che analisi vi devo portare? Non c'è niente da analizzare in questo momento nella Juventus. Niente, o comunque poco. Novità, innovazioni, volontà di cambiare, non c'è niente. Quindi è arrivata a fare sti cazzo di 10 punti, che 10 dovrebbero essere sufficienti, 11 per arrivare a 70. Fate sti cazzo di 10-11 punti, fateli come pensate, fateli in autogol degli avversari al 90esimo senza aver mai toccato il pallone prima. Tanto alla fine contano quelli per arrivare in Champions. Questo deve importarci noi in questo momento. Arrivare in Champions, avere i soldi della Champions e poi iniziare un nuovo progetto. Stop.
Questo è tutto quello che deve succedere da qui ai prossimi 2 mesi per la Juve. È più importante arrivare in Champions League che vincere la Coppa Italia. È più importante arrivare in Champions League che vincere la Coppa Italia. Perché per la Juventus è vitale, di vitale importanza, avere quei soldi lì. Stop. E ve lo dice uno che, ragazzi, è un risultatista e non vede l'ora di festeggiare il prossimo trofeo della Juventus. E non vedo l'ora di festeggiare finalmente un nuovo trofeo della Juve. Pure più importante la Champions. È una situazione brutta. Non c'è sta da mettersi qui e dire no, vabbè, però... Purtroppo questa è l'amara realtà e ci siamo messi noi dentro questa situazione di svantaggio. Ci siamo messi noi, siamo ancora in situazione di vantaggio, che abbiamo ancora 8-9 punti su quelle che dovrebbero essere le squadre che potrebbero eventualmente rubarci il posto. E adesso andare, fare punti, stop. Per quello vi dico, adesso vi dico la probabile formazione, no? La probabile formazione di oggi dovrebbe essere questa. Szczęsny, Danilo, Bremer, Rugani. Contento che giochi Rugani, perché... insieme a Bremer è, credo, il marcatore migliore della Juve, marcatore difensore, intendo. Cambiaso, immagino, non lo so, perché poi ce l'abbiamo. McKennie, Locatelli, Rabiot, Ken, Chiesa e dall'altra parte, l'altro quinto, Kostić ha l'influenza e gioca De Sciglio. E gioca De Sciglio titolare. E questo è... Quindi vi dico, non ha nemmeno senso stare qui a dire oh ci manca Vlahovic, oh Milik è infortunato, oh Kostić c'è l'influenza, oh dove a giocare Yiling, oh dove è Yildiz, perché tanto ragazzi di crescita non possiamo metterci a parlare 9 giornate dalla fine, perché Yiling ieri Allegri dice che ha giocato tanto, ma non è vero, Yildiz non è titolare in questa Juventus, vabbè, qualcosa di francamente inspiegabile. Quando non c'è Kostić, gioca De Sciglio titolare. E vi dico che ieri, quando ho letto di Kostić che non stava molto bene, io ho proprio detto, stai a vedere. Ma niente contro il ragazzo, ci mancherebbe altro. Anzi, sono contento che torni da un infortunio. È proprio questo il punto. Tanta inattività. Non è ancora tornato in campo, neanche un minuto. Era stato convocato soltanto per la partita col Genoa. Viene buttato nella mischia in un momento così delicato, ragazzi, cioè sembra anche quasi che uno voglia fargli un torto, e quindi io queste ultime 10 partite, 12, 11, quelle che saranno, le vivrò con poco trasporto emotivo, vi dico la verità, cioè leggo la formazione, va bene, tanto è sempre lo stesso 3-5-2, ne togli uno e metti un altro. Voglia di provare a invertire la tendenza non ce n'è, voglia di provare a fare qualcosa di nuovo non ce n'è, voglia di provare magari a essere più... ma no, non c'è più voglia di far niente. Fate sti punti, finite sta stagione e poi cambiate. Ma cioè, bisogna... io ormai sono arrivato a ragionarla in questo modo qui, perché non se ne può francamente più, quindi l'appello ai calciatori che posso fare è quello di tirar fuori i coglioni, perché c'è bisogno che i calciatori tirino fuori i coglioni tutti, perché qui è una situazione francamente inaccettabile. E da tirare fuori i coglioni, perché non si può andare in ferie a febbraio con la Juventus, una cosa che non esiste, e al mister non ho neanche più niente da dire. Sono arrivato al punto che non ho neanche più niente da dire, fai sti 10 punti, 11 punti e poi accetta quello che sarà, perché non ho niente da dire. Tanto se uno deve dire ma io farei giocare anche il tridente, infine la risposta è tu non sei un allenatore, che cosa ne sai? Vabbè, allora giochiamo col 3-5-2 con De Sciglio che rientra all'infortunio di un anno e mezzo titolare contro una squadra che fa dell'intensità molto probabilmente il suo punto forte, perché Tudor questo ci ha insegnato e va bene così. Ormai devo dirvi va bene così. L'importante è che tu faccia i 3 punti. Fammi questi 3 punti. È facile farli, no? Io vi dico, sono terrorizzato dalla partita di oggi con la Lazio di Tudor. Terrorizzato, vabbè, ma veramente terrorizzato. Anche perché quando cambia allenatore c'è sempre quel qualcosa in più dal punto di vista delle emozioni. Giocatori che magari prima giocavano meno, mettersi in mostra, quelli che giocavano di più, voler confermare e salvare il posto da titolare. O comunque magari riesci a toccare le corde giuste, va in campo e anche solo mentalmente le gambe si muovono diversamente. Magari hai lavorato davvero su determinati tipi di approcci tattici e li riesci già a mettere in evidenza. Sono terrorizzato.
Sono terrorizzato perché noi siamo la solita minestra, anche un po' insipida, di quella cotta male, e dall'altra parte loro sono quelli che stanno provando a fare, non lo so, un piatto di spaghetti allo scoglio fatti bene, in cui hanno preso il pesce fresco al mercato. Noi stiamo facendo una pasta al pomodoro scondita. Spero di sbagliarmi, ma io il mood delle ultime partite lo vivrò in questo modo qui. Fate dei punti, blindate la Champions e stop. Con un solo mantra, che è quello che inizia i video e accompagna i video alla fine, cioè forza Juventus, forza Juventus, anche forza, virgola Juventus, della serie muoviti, perché c'è da fare dei punti, c'è da fare dei punti anche il prima possibile per cercare di avere un quadro più chiaro della situazione e capire che cosa succederà l'anno prossimo, perché qui sicuramente bisogna cambiare l'inerzia generale.